Mercoledì 6 novembre in diretta, la vediamo collegata anche la nostra Beatrice Silenzi. Ciao, ben trovata Beatrice. Ciao a tutti, bentrovati, buongiorno David. Allora, nottataccia, anche tu hai seguito le elezioni presidenziali? Un po' e un po', devo dire, ero molto incuriosita e quindi, però non mi ha più di tanto stupito la vittoria di Trump. Infatti ne parlavamo, sono sincera. Arrivando ancora messaggi, però con te ogni settimana il nostro viaggio ci porta a parlare di diciamo dipendenze, a volte delle patologie, modi di fare, no? E anche proprio di conoscenza, che a volte insomma l'inedito è sempre quello che scova grande curiosità nei nostri ascoltatori. Oggi parliamo del cosiddetto lurking. Esatto, parliamo di questo fenomeno, letteralmente vuol dire in agguato e quindi il verbo to lurk significa appostarsi. In questo caso il lurking affonda le sue radici proprio nei primi giorni di internet, quando le comunità online, diciamo così, iniziavano a svilupparsi, quando gli utenti cominciavano ad unirsi alle prime piattaforme per cercare informazioni, per conoscere altri utenti, perché poi anche anche questo è l'aspetto più importante, per approfondire argomenti di interesse, perché come abbiamo già detto molteplici volte, internet è la nostra finestra aperta sul mondo, quindi naturalmente ci consente direttamente di entrare all'interno di un universo di sfaccettature di informazioni che possono sicuramente esserci d'aiuto. Ora, il lurking però è un fenomeno che corrisponde ad un modo di osservare gli altri in modo passivo, quindi nel contesto online sono persone che nei forum, nelle chat, nei social entrano senza partecipare attivamente a nessuna discussione. Con le presidenziali, insomma, sappiamo che c'è un grande movimento di interazione, no? Di persone che comunque seguono con attenzione, anche magari persone che magari sono normalmente un po' lontane dalla politica o dall'economia internazionale. Anche per le presidenziali, magari ci sono stati dei dibattiti accesi sui social, sui vari commenti, però avviene anche questo fenomeno. Sì, certo, ma questo avviene quasi costantemente, cioè dal momento in cui una persona si mette al telefonino e scrolla e quindi legge e si informa, ha questo aspetto e quindi dà vita a questo fenomeno del lurking, in questo caso l'aspetto innocuo. Poi c'è anche quello problematico, quindi quello del semplice comportamento di osservazione passiva, del rimanere in silenzio, è quello del lurking, come dicevamo prima. Però quando è patologico, quando si ha paura della critica, del giudizio degli altri, ecco perché non ci si mette mai in discussione, non si manifestano le proprie idee. Oppure quando c'è un problema di autostima, quindi la mancanza di fiducia in se stessi, oppure semplicemente nella non voglia di intervenire, no? Quella sorta di apatia per cui semplicemente ci interessa la discussione, non sappiamo che cosa fare, ci mettiamo sui social oppure sui forum e siamo lì in attesa che qualcuno faccia sentire la sua opinione. Per concludere, questo fenomeno in Italia ha preso piede? Ci sono tante persone? Sì. Allora, chiaramente prende piede in tutto il mondo. Quello che è singolare è il fatto che possa essere anche problematico, perché un fenomeno come questo può aumentare la sensazione di isolamento, ma soprattutto di controllo. Facciamo un esempio su tutti. Ci sono delle aziende che vanno a monitorare i profili dei propri dipendenti o aspiranti tali per farsi un'idea un po', sì, della persona che hanno davanti, no? La famosa prima impressione. Sì, o la reputation. No? O come... la reputazione online, esatto. Oppure ci sono delle persone che hanno un comportamento profondamente tossico, che è quello di andare a spiare la vita degli altri attraverso i social, e quindi utilizzando i loro contenuti, le foto, i video, non si sa nemmeno per quale scopo. Attenzione, e anche in questo caso voglio dare un'ulteriore chicca, anche se so che sicuramente se si è esperti di informatica la si conosce. In commercio esiste da molti anni un software che viene venduto senza alcuna restrizione, che consente di spiare di nascosto una persona dopo essere stato installato e attivato sui suoi dispositivi. Quindi, se magari avete la sensazione che qualcuno possa sapere, conoscere delle cose di voi e non sapete come è potuto, no, succedere, beh, è probabile che ci sarà questo dispositivo
software, probabilmente sul vostro telefonino, sul vostro computer. E ora tutti a guardare le notifiche, andare su impostazioni a vedere perché la batteria finisce subito se io in realtà non utilizzo il cellulare. Quindi è un ci quesito. Sono dei programmi che consentono di capirlo, quindi magari se okay. avete questo dubbio sfruculiate, perché qualcosa troverete. Grazie alla nostra Beatrice Silenzi, che ritroveremo la settimana prossima. Buona giornata.